Preoccupazione per McGregorone. In un'intervista di presentazione del film Roadhouse, in cui appare accanto all'attore Jack Gyllenhaal, Conor McGregor sembra davvero strano. Ha mostrato segni preoccupanti di spasmi incontrollabili e occhi visibilmente dilatati ed in generale una visibile difficoltà ad esprimersi. I landed one punch once and he hit me with a door. Queste condizioni dell'irlandese che non riusciva a controllare i movimenti compulsivi, in particolare delle spalle che andavano su e giù, i continui balbettii, hanno sollevato molte preoccupazioni tra i fan. Lo stesso Jake Gyllenhaal, che di recente ha raccontato di come Conor in un momento di recitazione abbia perso il controllo colpendolo sul naso e lui abbia risposto sbagliando, battendogli la testa sulla portiera di un'auto, nell'intervista con Conor anche lui, nonostante cercasse di sorridere e sdrammatizzare, era visibilmente imbarazzato e ha cercato di intervenire mettendo una mano sulla spalla di McGregor, probabilmente nel tentativo di fermargli gli spasmi incontrollabili dell'irlandese, che però non sembrava particolarmente preoccupato, direi più stranamente rilassato. Chi si è preoccupato parecchio però sono i suoi sostenitori, che vedendolo in queste condizioni mettono fortemente in dubbio il suo eventuale ritorno con Michael Chandler, ma soprattutto pongono un grande interrogativo sulla salute psicofisica del loro idolo in questo momento. In molti si chiedono quindi cosa avrà in questo momento McGregor. Magari gli spasmi sono frutto di una malattia di cui ci ha voluto tenere nascosti? Ma quale malattia, ragazzi? Secondo me si è fatto uno sparring col brasiliano destro-sinistro motta con la mezza piotta, poi te bevi quattro ceres e te fai intervista come un cane dalla Malesia. C'è presenti i cani dalla Malesia, frate? Manco mannava. Ragazzi miei, non ci prendiamo in giro. Conor McGregor ha l'evidente problema che hanno molti ragazzi delle periferie delle grandi città europee, con la differenza che lui è un milionario, ma pure lui non è altro che un fottuto bugiardo tossico di bamba, che finisce a letto con le marcione, attacca pipponi a Ronaldo mentre guarda i match, promette di tornare, di allenarsi seriamente, e poi lo trovi anabolizzato e strafatto a cena ed eventi creando scompiglio e disagio. Insomma, ragazzi, qua c'è poco da fare. È un pattern visto e rivisto che chi vive le realtà delle città, delle grandi città, comunque sa di cosa parliamo. Conor, se continua così, non otterrà nulla di buono, se non magari un po' di guadagni a fare il matto, se robe qui coi film, ma fidatevi che non è niente che riguarda il marketing o il personaggio. McGregor ha un serio problema che deve affrontare e se non lo risolve rimane dentro un vortice che finirà per risucchiarlo completamente. Per esperienza personale vi dico che con ste persone, raga, non bisogna avere pietà, non bisogna credergli, gli va sbattuta sempre la realtà in faccia e soprattutto nel caso di McGregor non va certo preso ad esempio. Detto questo, non perdete il nostro documentario su Luca Chiancone, che al microfono non ha nulla da invidiare a McGregor, sul ring neanche, perché anche lui vince alla Mystic Mac, ma anziché guadagnarsi da vivere vendendo whisky si fa il culo nella propria agenzia. Un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA, di sport da combattimento che parla italiano. Come ha detto Adesanya, auguro a tutti di vivere almeno una volta nella vita le emozioni che sto provando io questa notte. Probabilmente alcuni non ce la faranno mai a viverle. Avere niente vi ha regalato nessuno. Non ho talento io.